Pupetto, fatti vedere che figo che sei oggi. Questi occhiali ti stanno da Dio. Tomasca è caloroso con la maglia in mano ed affronterà il freddo di San Francisco. E stiamo. È sotto una t-shirt. Sotto una t-shirt, tra l'altro. Io invece sono con felpa, maglioncina tipo di quasi lanetta, giacca di pelle e giacca sopra. Ho messo quella con il mio nome. Sì, sono troppo felice. Anche dietro è strafiga, se si riesce a vedere. Bene, andiamo. Andiamo. Tommaso è felicissimo perché loro mi stanno portando, ci stanno portando a mangiare sushi, che è il cibo preferito di Tommaso, e lui non vede l'ora. Io stavo per dire no, dai, andiamo a mangiare qualcos'altro. E poi Tommaso insisteva: no, dai, andiamo a mangiare sushi. E quindi andiamo a mangiare sushi. Buonissimo. Non ci crede nessuno. Tommaso vuole un bisteccone al sangue, vero? E Dillo patatine tutta. fritte. Lo sapevo. Dai, stasera, stasera, Sì, promesso, stasera. promesso. Questo ristorante, e vi devo dire solo che Tomar sta parlando costantemente di Chuck Norris. E siamo al sushi e lui ha ordinato bistecca e patate, non vi dico altro. Pupetto, sei il mio mito, bravo! E siamo in questo posto che dicono sia uno dei ristoranti giapponesi migliori di San Francisco. Sta arrivando il sushi, sembra veramente buono, non avevo mai visto i roll con l'avocado fuori, di solito, ma guardate quanto salmone c'è all'interno, io come al solito sempre solo salmone. Tommaso, adesso arriverà anche il tuo bisteccone. Ti stai pentendo di non aver ordinato L'unica salmone? cosa che diventa utile è avere un coltello Sì, qua mi sa che dovrei chiedere. Wow, che carini! Wow. Questo è il dolce che non è molto giapponese, ma ci piace ed è gelato alla vaniglia e tortino al cioccolato. Andiamo. Guarda Tommaso, già pronto, già pronto. Ok. Stiamo andando su questi cosini gialli, queste macchine. First of all, you have the tour, the map with the tour. You're right here, right now. I want you to go around the Stranissimo perché qui ci hanno detto di lasciare i caschi in queste macchinine e io gli ho spiegato che se in Italia li lasci poi torni non li ritrovi. Comunque guardate che vista stupenda, io cioè amo il mio lavoro perché cioè, mi permette di vedere questi posti splendidi è bellissimo. E anch'io amo le mie ferie. Eccola, è vero, tu sei in ferie praticamente. Tommaso è riuscito ad addormentarsi anche con il vento al massimo in queste macchinine, io non vi dico altro. Cioè stava là tipo e io E no, Tommaso! e non una volta. Ecco, però vuole guidarle. Sì. Guarda che figata, c'è il sole ma c'è questa nube che cade sul ponte e lo copre. E mi hanno raccontato che la nebbia qui ha un nome, si chiama Carl, e ha anche un account Instagram che si chiama Carl the Fog. E praticamente ci sono tutte queste foto della nebbia che copre San Francisco, e quindi è molto iconico, ci hanno spiegato, vedere appunto la nebbia che copre il ponte e altre parti di San Francisco. Quindi siamo fortunati, devo dire. Abbiamo visto anche Alcatraz passando. Che figata! Wow, Buttiamo wow. Vuoi buttarti? Vuoi buttarti? Tomas wants to take a swim. Go, Tomas! No, right? Siamo a Lombard Street!
Siamo da Cheesecake Factory, da Macy's, l'ultimo piano del centro commerciale. Abbiamo aspettato quasi un'ora per questo tavolo perché è strapieno e c'è sempre un sacco di gente, ma è veramente veramente bello. C'è anche una terrazza fuori, ma fa un po' troppo freddo secondo me per stare fuori. Comunque guardate le porzioni. Allora, questi sono i fish and chips, io non so se si capisce, ma è un cesto pieno di roba con varia roba che mi hanno portato vicino, che non so cosa sia. E cioè, non so se si capisce la videocamera, ma la limonata, cioè il bicchiere è gigantesco. Cioè ve lo faccio vedere in mano. Cioè la mia mano e il bicchiere. Cioè rendetevi conto. Altrimenti con il cellulare, dici? Ecco, rendiamoci conto di quanto è grande sto. Dio santo. E tu che cosa hai preso, pupetto? Io invece ho il cheeseburger. Sì. Con bacon. Wow. Facci vedere. Oh là là. Adesso gli ruberò un pezzettino di bacon perché a me non piace tanto la pancetta. Ma il bacon americano, un piccolo pezzettino, lo assaggio sempre. Buon appetito. E in Italia sono, perché ho ancora l'orologio sincronizzato all'ora italiana. In Italia sono le 6:30 di mattina e qui invece sono le 21:37 e noi stiamo cenando. Un'altra giornata da Benefit. Questo è il muro fichissimo che abbiamo visto ieri e adesso stiamo andando a fare la parte 2 del nostro progetto, di cui non posso parlarvi, ma qualcosina già potete immaginare. E abbiamo creato questo collage di immagini che ho scelto da vari magazines. E secondo voi si vede che l'ho fatto io, visto che è tutto rosa e glitterato? Però mi piace molto il risultato, mi sento un po' come l'elementari, è una figata. E poi mi hanno fatto firmare 76 volte questi fogli, ma non vi dico perché, lo vedrete. Comunque ho scelto questo. E io che mi porto in giro la brioche. Comunque stanno per farmi il trucco e guardate che ambaradan, che paradiso di trucchi Benefit abbiamo qui. Let's get some more smile shots. Let's do 10 great smiles. And then after that, then we'll do a little more serious ones. Beautiful. Nice. Great. I love it. Oh, that's adorable. You're already turning, you're turning your body there. Yeah, oh, no, you can totally do that. Anything that feels comfortable to you. Because I always do like this. Yeah, the only requirement that we have is that the brows are shot, so you play with your hands, your hair, that sort of thing. Just make sure that one eyebrow is... That's right. Okay. Okay. I like it. Yeah. I will move my hair there. It's nice. Oh, love it. She knows how to do her poses. Like readjusting. Yeah. You want to take a look at it? Okay, abbiamo finito il servizio fotografico. È proprio come fare i selfie, ho scoperto, perché praticamente fai un milione di foto e tre sono belle, sono carine, sono passabili. Tutto il resto, almeno io mi vedo così, sono molto autocritica. Quindi tutti mi dicevano che belle fossette, che io le odio, cancellatele in post-produzione, con Photoshop fate qualcosa. No, ma a parte gli scherzi, è stata, guardate, un'esperienza pazzesca. Io non potrò parlarvi di questo progetto per tanto tempo, tipo un anno e forse di più. Forse mi lasceranno darvi qualche indizio, perché sto pregando tutti di potervi dire di che cosa si tratta, ma ho visto che comunque tante di voi
più o meno hanno immaginato di cosa si trattasse, ecco, quindi questo mi fa piacere, ma non posso dire esattamente cos'è. Quindi adesso ho finito e mi mancheranno tanto i ragazzi di Benefit, che sono veramente i migliori al mondo, cioè sono state due giornate che io non dimenticherò mai, e io sono sempre così, molto butto emozione ovunque, però non, cioè, non riesco a farne a meno, cioè mi è piaciuto troppo stare qua, stare con loro, sono molto positivi, tutti loro, è un team veramente splendido, splendido. E la loro sede è bellissima, avete visto, tutta rosa, cioè io voglio viverci. Comunque adesso abbiamo appunto finito, oggi abbiamo fatto la seconda parte del lavoro e sono molto contenta, a parte il servizio fotografico abbiamo fatto molto altro, sono molto molto contenta di come è uscito il tutto, è molto stile mio, quindi sono contenta. E adesso sto raggiungendo Tomas e il mio agente, che sono andati assieme a pranzo, grazie per avermi aspettato, sono andati assieme a pranzo. Poi direttamente da lì faremo forse al massimo ancora un giretto e poi ripartiremo per l'aeroporto, perché oggi si riparte, sì. Devo dire che stavano per assumere Tomas da Abercrombie, perché ormai lo vedono ogni giorno e quindi pensavano volesse lavorare là. Di nuovo ha fatto shopping pazzo qui. Sì, sì. Comunque... L'unica persona che mi batte nello shopping è il mio fidanzato. No, no, l'ha fatto anche lei lo shopping. Sì, ma guardate il livello della mia borsetta e della sua, non so se rendo l'idea. Comunque, sono le ultime ore a San Francisco, Sig, non voglio tornare a casa. E le ultime ore sono sempre le più tristi, non riesci mai a goderti la città come negli altri giorni, perché sai che tra un po' riparti. Quindi abbiamo letteralmente ancora un'ora. Un'ora e qualcosa, poi torniamo in hotel, recuperiamo le valigie e andiamo in aeroporto. E magari Tomas continuerà lo shopping pazzo anche in aeroporto, chi lo sa? Vedremo. Sono tornati a casa l'altro ieri sera. E poi non ho più filmato né i saluti né niente, di solito quando arrivo a casa vi faccio vedere i gatti eccetera eccetera, e adesso vi spiego perché. Mi rendo conto che questo pezzo accanto a tutti i filmati di San Francisco sarà molto strano, però... non sapevo se parlarvene o meno e ho deciso di parlarvi di quello che è successo, perché alla fine, non lo so, mi sento di parlarvi. E, siamo tornati l'altro ieri sera a casa, quando siamo atterrati a Venezia e sono andata a prelevare la mia valigia dal rullo coso, ho notato che era strana perché le cinghie erano aperte, il lucchetto era... I numeri io li lascio sempre su 000, erano tutti spostati, ed era strano perché la cerniera la lascio sempre sulla parte superiore della valigia, era tutta spostata sotto e non è una cosa che può succedere spostandola, e mi è sembrato strano, però non ci ho fatto caso, pensavo che magari qualche controllo doganale, magari ho pensato la polizia controlla poi rilascia la valigia. Poi sono arrivata a casa e perché non ho più filmato niente, perché praticamente siamo tornati l'altro ieri sera, ieri abbiamo passato tutta la giornata in polizia. Perché? Perché praticamente sono arrivata a casa, ho aperto la valigia e mi sono resa conto che mancavano diverse cose della valigia, tre borse mie per un valore di, diciamo, un valore molto alto, perché potete immaginare una Chanel, una Valentino e una Fendi, e poi mancavano anche un sacco di trucchi che mi ha regalato la Benefit, che... Vabbè, voglio dire, cioè, rubare anche i trucchi. Beh, comunque, questo evidentemente sono gli addetti agli aeroporti, che nonostante la valigia abbia il lucchetto, loro comunque riescono ad aprirtela. E perché non volevo parlarvene, perché non mi piace, cioè... non sono neanche in condizioni super, perché ci siamo appena svegliati e solo oggi riesco a sentirmi un po' meglio, perché la giornata di ieri è stata veramente pessima. Abbiamo passato tutta la giornata, siamo tornati in aeroporto, siamo stati parlare con Air France, perché logicamente loro hanno una specie di assicurazione di viaggio eccetera. Poi c'è l'agenzia viaggi con cui Benefit ha acquistato i biglietti, che comunque anche lì dovrebbe esserci, adesso vediamo, devo aspettare lunedì, dovrebbe esserci un'altra assicurazione. Quindi abbiamo parlato molto con la responsabile di Air France in aeroporto, e poi logicamente sempre in aeroporto siamo tornati per fare denuncia direttamente alla polizia aeroportuale. Sono stati molto gentili, hanno detto che purtroppo queste cose succedono, è successo ad un'altra ragazza che tornava proprio da San Francisco, quindi perché ho deciso di parlarvi, perché non sapevo se parlarne o meno, perché poi sapete com'è, quando dici una cosa su YouTube o comunque su internet
e sei tra virgolette conosciuto, poi di questa cosa se ne parla per un sacco di tempo, quindi la cosa mi fa un po' di paura, perché quando ti succede una cosa brutta cerchi di dimenticartela e non vuoi parlarne, sentire parlare costantemente, però magari quello che vi sto dicendo magari può aiutare qualcuno che magari deve viaggiare, magari mette, non lo so, un gioiello a cui tiene, un capo d'abbigliamento a cui tiene, un regalo che magari è di valore nella valigia. Vi prego, non fatelo, specialmente se tornate a San Francisco, appunto perché la polizia già ha sentito parlare di questa cosa da persone che tornavano da San Francisco, hanno già avuto altre segnalazioni, altri furti, ma mi hanno detto che è una cosa che succede purtroppo in tutto il mondo e ci sono varie investigazioni eccetera per colpa di questo, come chiamarlo, di questa, non mi vengono neanche le parole, di questo, boh, comunque insomma, se quello che vi dico può aiutare qualcuno a non, cioè può aiutare perché non succeda a qualcun altro, sono contenta, quindi almeno questo mi fa sentire un po' meglio. Quindi vi prego, non mettete nelle valigie niente di valore, anche se avete i lucchetti, anche se, cioè, mettete quella specie di domopack, perché comunque le aprono, e questo mi ha detto la polizia, e quindi portatevi tutto nel bagaglio a mano, io lo farò sempre da oggi in poi, e naturalmente non voglio stare qui a piangere, a lamentarmi, però voi lo sapete che già mi era successa una brutta cosa un paio d'anni fa e questo è stato un duro colpo, perché veramente non ti senti sicuro, cioè tu consegni i bagagli Air France o anche in casa tua e non sei sicuro, quindi per me è veramente difficile in questo momento, perché mi sembra di non poter mai essere al sicuro, perché c'è sempre qualcuno pronto e non è facile. Certo che ricomprerò le borse, certo che non è quello tanto il problema, sì, ricompri le borse, il danno economico anche quello è duro, perché non sono mai stata una che ha ricevuto tutto, non lo so, dai genitori, ma anche lì non ci sarebbe niente di male, però per me non è stato così, non sono regali miei, è tutta roba che io mi guadagno e sono soldi che io spendo, quindi non è facile, poi dici cavolo. Boh, comunque, insomma, questo è quanto. Se non ho filmato niente è per questo. Ieri è stata veramente una giornata bruttissima. Se da Benefit ho passato le giornate più belle della mia vita, ieri è stata una delle giornate più brutte della mia vita. Quindi, evidentemente, bisogna accettare gli alti e i bassi. E niente, in questi momenti non è facile pensare che tutto succede per una ragione. Niente succede per caso, però evidentemente è così. Evidentemente ho una lezione da imparare anche da questo, anche se non capisco che cosa sia, perché non do mai niente per scontato, tutto quello che ho non lo do per scontato. Apprezzo tutto tanto e mi ricordo benissimo di quando non avevo niente, però evidentemente è così, ripeto, le borse si ricomprano, però la sensazione di non essere sicura non ti torna tanto facilmente. Dopo 2 anni e mezzo di quello che è successo, lo sapete, ancora adesso ho gli incubi, quindi vi lascio immaginare come mi sento in questo momento, perché pensavo di essere tranquilla. Comunque, per fortuna c'è Tomas, ci sono, insomma, c'era la mia famiglia, anche la famiglia di Tomas che mi sta vicino, e basta. E adesso mi metterò subito al montaggio di questo video. Domani voglio rimettermi in sesto e filmare, perché non mi piace piangermi addosso eccetera, ma ieri è stata veramente, ho passato tutta la giornata in aeroporto a Venezia tra polizia e Air France, non è stato facile. E la cosa che più mi ha sconcertato è che la polizia sono stati molto carini, gentili, ma anche da Air France, però quando sono stata nel deposito bagagli, nelle informazioni, ho raccontato quello che è successo, mi aspettavo sconcerto, cioè mi aspettavo stai scherzando, ti succede, invece cioè sembra essere una cosa normale, cioè io non riesco a capacitarmi di ciò, cioè sembra come che tu consegni i bagagli, è normale che la gente degli aeroporti prende, apre, ruba, ma io non ho parole veramente. Comunque evidentemente devo ancora, non lo so, comunque questo è quanto. Non mi piace essere triste o roba del genere nei miei video, però mi piace condividere con voi quello che succede davvero, non solo le cose positive, anche quelle negative, succedono anche queste cose qua, evidentemente dovevo imparare che non devo mai mettere niente nella valigia, adesso mi porterò tutto nel bagaglio a mano, cascasse il mondo, e basta, insomma, questo è quanto, adesso mi metto subito al montaggio,
e mando su questo lunghissimo vlog di San Francisco con questo finale che, ahimè, mi dispiace che non sia felice e gioioso come tutti i miei video, ma insomma so che mi volete bene, quindi io ne voglio a voi, quindi sono contenta e se riesco ad aiutare qualcuno vi prego non mettete niente di valore nelle valigie dovunque voi andiate, non solo a San Francisco, perché è una cosa che mi dice la polizia succede ovunque, quindi mi raccomando. E fatemi anche sapere se avete avuto esperienze del genere, da dove arrivavate, perché può anche aiutare la polizia a questo punto. Niente, bacio e a presto.